Lo affermava Pascoli, lo affermava D'Annunzio. Il fanciullo, simbolo di candore e di purezza, sopravvive nell'uomo adulto. Guarda tutte le cose con stupore e meraviglia. Il suo sguardo, che agli antipodi dell'apatia, porta ad interiorizzare col dolore fino a farlo diventare cifra della propria esistenza. Questo è uno dei temi racchiusi in I bambini hanno gli occhi di Antonio De Palo. L'obiettivo fondamentale di questo cortometraggio, innanzitutto la definisco semplicemente come un'esperienza, quindi diciamo come dire un semplice step che poi mi auguro possa portare ad altro. L'obiettivo principale, come ogni volta che me lo chiedono intendo sottolineare, è relazionato alla tematica del dolore. Il dolore su una prospettiva duplice, universale e personale, però ovviamente sempre in una chiave contemporanea, ossia l'anaffettività, la mancanza di affetto all'interno di un contesto familiare. Quindi raccontare questa mancanza di affetto, le conseguenze che questa mancanza di affetto determina, quindi cioè nella crescita delle persone. Quindi con gli occhi di un bambino. Diciamo che il discorso degli occhi ha un valore semantico, cioè un duplice, anche di più di due valori semantici, cioè nel senso che da un punto di vista stilistico e propriamente registico c'è l'intenzione di raccontare tutto attraverso gli occhi, cioè considerando che il cinema fondamentalmente si basa proprio sullo sguardo, quindi nel film ci sono aperture e chiusure di porte che rimandano inevitabilmente alla memoria. Rimandano quindi alla memoria e quindi in questo senso anche da un punto di vista visivo c'è una scelta ben precisa. Poi il discorso degli occhi è legato fondamentalmente al fatto che lo sguardo credo onestamente sia lo strumento principale di conoscenza del mondo, a meno che non ci sia una condizione patologica legata alla cecità ad esempio, però dico in una condizione di normalità una persona dovrebbe avere la possibilità di poter conoscere il mondo lo conosci diciamo come dire relazionandoti cioè, attraverso lo sguardo, quindi una persona che non ha la possibilità di guardare in questo senso è una persona che quindi vive una condizione patologica non essendo in realtà una persona patologica, cioè una persona che non è cieca in realtà non ha possibilità di vedere perché il condizionamento diciamo quotidiano determina questo.